intanto bisogna dire che non ci si deve mai girare all'altro lato. Il ruolo di giornalista, ma soprattutto il ruolo di cittadino, impone di guardare negli occhi quelle che sono le problematiche che abbiamo davanti e non girarsi dall'altro lato. Perché girarsi dall'altro lato a volte può sembrare molto più semplice, perché vi è la famosa frase tanto non riguarda noi, tanto non riguarda me, ma poi prima o poi scopriamo che ci tocca direttamente o indirettamente. Io ricordo sempre in queste occasioni la vittima più piccola di mafia, che era una bambina che morì nella strage dei Giorgofili a Firenze e non aveva nessuna responsabilità diretta, se non quella di trovarsi nel momento sbagliato o nel posto sbagliato. Quindi questa è la testimonianza di come la lotta alla criminalità organizzata deve essere fatta da ognuno di noi con la propria voglia di essere cittadini e con il proprio lavoro, qualunque esso sia. E cominciare dalla cultura è la cosa più importante. D'altronde le organizzazioni criminali mafiose veramente verranno sconfitte da un esercito di insegnanti, perché se cominciamo a togliere quella cultura d'omertà, se cominciamo ad aprire gli occhi invece di chiuderli, e allora probabilmente sarà il vero momento in cui le metteremo in ginocchio. E ha subito degli attentati, delle aggressioni particolarmente cruenti, violente. Cosa l'ha convinta ad andare avanti? Il fatto che se mi fossi arreso avrebbero vinto loro e avrei perso io, e insieme a me avrebbero perso tutte le persone che io stavo cercando di informare. E il momento più duro probabilmente è stato proprio quello successivo all'aggressione del 16 aprile del 2014, della quale ancora oggi porto i segni fisici, ma soprattutto morali. E in quell'occasione mi dissero, lo traduco dal siciliano all'italiano, e se continui questa sarà solo la prima. Se io avessi mollato allora avrebbero vinto loro. E non me lo potevo permettere, non solo per me, ma per le tante persone che stavo solo e unicamente cercando di informare. Ecco, bisogna sottolinearlo, nessuno di noi è un eroe, nessuno di noi è un esempio. Siamo solo persone che non ci siamo arresi, che è molto diverso. Come altri colleghi che sono minacciati, sono finiti nella camorra, siete comunque protetti, vi sentite lo Stato vicino? Io mi sento un privilegiato sotto questo profilo, dopo tanto tempo di isolamento dove me ne hanno dette di ogni colore, e oggi ho la vicinanza delle più alte cariche dello Stato, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato, e quindi mi sento assolutamente un privilegiato in questo senso. Ma anche qui il ruolo del giornalista è quello fondamentale, perché deve raccontare queste storie, storie di ordinaria resistenza, proprio per portarle all'opinione pubblica e fare rendere conto che lo Stato non sono solo le istituzioni, ma lo Stato siamo ognuno di noi, e ognuno di noi abbiamo la responsabilità di non isolare chi ci sta solo provando a fare il proprio lavoro. Sì, siamo un istituto che è così attivo sul territorio, con la preside Pallardo, un corpo docente che ha capito che la scuola non è solo maestra di nozioni, ma anche maestra di vita. Invitare i testimoni, raccontare la loro testimonianza, la loro vita vissuta, sprona anche i ragazzi a essere più coraggiosi. C'è bisogno di parlare, che non basta più lo Stato attraverso l'esercito dei suoi soldati, ma ci vuole un altro Stato, che è l'esercito dei cittadini, l'esercito degli insegnanti, dei preti che devono ritornare a fare i preti, e dunque una Chiesa sempre più al centro e nel cuore dei ragazzi. Solo così riusciamo a sconfiggere la mafia. Lo Stato ha i suoi anticorpi. Quando un imprenditore fa affari con la mafia, sa che prima o poi la sua impresa avrà un termine, però ci sono i bravi amministratori giudiziari che devono mantenere i posti di lavoro, altrimenti non solo rischiamo che lo Stato vince quei territori, ma poi porta povertà, e questo non lo possiamo permettere.